Buongiorno, domenica. Allora, domenica oggi ho un aggiornamento da farvi. Beh, ho già fatto colazione, devo solo rifare il letto e poi decidere se uscire a camminare. Cioè, nel senso, io vorrei andare a camminare. Il punto è che c'è freddo. Cioè, fino all'altro ieri c'era caldo. Caldo. Che ero stata a fare la passeggiata con Franz. Ecco, oggi è freddissimo perché ieri è nevicato in alto. Infatti oggi l'aria è gelida. Quindi anche andare a camminare, non lo so. Il sole scalda, è tiepidino, ma c'è quest'aria gelida sotto che non è piacevole per niente. Comunque, come ogni domenica, io ormai lo sapete, faccio l'aggiornamento peso. E devo dirvi che questa domenica invece ho un aggiornamento positivo. Ovvero peso 58,8. Quindi dai, mi sto avvicinando ai miei 55 che mi sono prefissata. Poi vorrei calare un po' di più, nel senso vorrei pesare sui 50-53, però insomma, con calma, con molta calma, quindi non ho fretta. Però si è sbloccato un attimo questo blocco che avevo, che continuavo a pesare 59. Sono stata più attenta all'alimentazione questa settimana e comunque ho iniziato ad andare a camminare. O comunque ho fatto anche tapirulan un giorno, quindi il movimento a un certo punto conta tanto. Adesso prima che si schiariscano, no, perché chi mi vede magari adesso dice: ma cosa fa con gli occhiali scuri in casa? Così funziona. Con le lenti transition, anche perché c'è luce fuori, quindi poi prima era il sole. Vabbè, ragazzi, quindi io ho questo aggiornamento positivo e sono contenta. Sono sulla strada giusta ancora. Ci vuole tanta forza di volontà, perché senza non riesci a fare niente. Fortunatamente io mi sono messa in testa di farlo e ci sto riuscendo per il momento. Ottimo, ma siccome non voglio rompervi le palle ancora con questa storia del peso della dieta, che mi sembra un'altra persona, va bene, qua su YouTube, che però il suo caso è molto diverso dal mio, ma per non rompervi le palle ulteriormente, appunto vi dico che adesso faccio il letto e poi in teoria vado a fare questa passeggiata, sono le 9:36. Fosse stato un po' più caldo, avrebbe avuto senso andare prima come orario, ma siccome fa freddo, anche no. Sì, ce l'ho fatta, sono uscita. Sono uscita. Oh, ho vinto la pigrizia perché ho detto: no, c'è troppo freddo. Però ho detto: no, devo andare a camminare. E quindi sono riuscita a uscire. Il mio programma è di arrivare fino a San Vito di Cadore. Non lo so. Non so se avrò la forza di arrivare fin lì. In ogni caso, credo di sì. Mi sento abbastanza in forza. Anche perché domenica ho dormito bene, ho dormito le mie ore, quindi niente. Vabbè. Io ho il fiatone, una volta non avevo il fiatone a fare sta strada. Mamma mia. Comunque, ci sono tanti anziani in passeggiata. Ma sì, magari più tardi ci saranno le famiglie. Adesso sono più che altro anziani a quest'ora. Mi sento anziana. No, ma io preferisco quest'ora che dopo pranzo. Sulla ciclopedonale, dico. Preferisco. Il pelmo bianco, ah, ma non si vede. Hai solo inquadro di nuovo. Tutto bianco. E io sono qua. Eccoci, sono arrivata a San Vito, centro. Adesso ho messo in pausa un attimo l'orologio, se no il timer continua a girare. E non ho soldi, se no sarei andata al Conad, ma non mi sono portata dietro niente. Pelmo innevato. Qui stanno facendo lavori a nel parco giochi, stanno risistemando tutto.
Forse non mi sentite, non lo so. Adesso non è male come temperatura, che prima era veramente freddo. Sono appena arrivata a casa. Un'ora e 8 km 84, sono 9 km in realtà, perché l'ho fatto partire quando ero sulla ciclabile, quindi un'ora e 28. Sarà quasi mezzogiorno alla fine. Non so se si vede, credo di sì. Questo è il giro di oggi. Ma è giusto? Sì. Sono andata e tornata per la stessa strada, ovvero la ciclopedonale alla fine, perché non avevo voglia di allungarla troppo e niente, dai, sono contenta. Si è annuvolato tutto nel frattempo e mi sono vestita troppo per l'andata, però per il ritorno avevo anche freddo in certi punti. Quindi adesso vado in casa, sono contenta, soddisfatta. E niente, vado in casa, non so se farmi subito una doccia perché sinceramente ho sudato parecchio. Vabbè, adesso decido. Sì, no, dovrei farla subito. Non so neanche cosa fare di pranzo. Ieri eravamo stati a fare la spesa, quindi roba ce n'è da mangiare in realtà. E bisogna solo aprire il frigo e decidere cosa mangiare. Va bene. Ci sarebbe anche l'Agrimont giù a Longarone, la fiera sull'agricoltura. Ma non so se ci andremo dopo, magari, un giro. Devo andare a vedere online quanto costano i biglietti. Ma una volta costava tipo 7 euro a persona, mi sa che adesso sarà sui 10. Non lo so, ma siccome è aumentato tutto, probabilmente sarà aumentato anche il biglietto. Ah, buon, dai ragazzi, vado. Se no mi raffreddo troppo e poi prendo qualcosa. Oh, sono soddisfatta. Ci voleva questa passeggiata mattutina. Insomma, già tardi, ma diciamo mattutina lo stesso. Allora, arrivati a Longarone, all'Agrimont. No, non siamo ancora arrivati. Adesso abbiamo un po' di strada a piedi. Abbiamo parcheggiato qua, in questo spiazzo, perché tutti i parcheggi sono a pagamento. 4 euro. Allora, già il biglietto 8 euro a persona, va bene. Ma non è che sia sta gran fiera, Quindi 8 euro per me sono anche tanti. In più parcheggi a pagamento. E allora ci facciamo un po' di strada a piedi e via. Per fortuna adesso non piove neanche, perché prima venendo verso Longarone abbiamo trovato pioggia misto neve. Vabbè, e invece adesso non sta neanche piovendo, ma a Belluno sì. E va proprio molto a zone. Là sopra è tutto nerissimo e c'è un elicottero in arrivo. Vabbè, sto giocando a calcio. Ma guardati. Questo si chiama Mocca. Ehi, ciao. Ehi, ciao. Che stanchezza. Questi stanno in casa. Sì, loro stanno in casa, certo. Ehi, ciao. Ciao. Salve. Servitevi pure da soli, Ma sono da esterno. Bello.